Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati da Francesco Zagaria. Torna Amica Nove Sport, come al solito puntuali anche di martedì, sì, perché il lunedì ci andiamo a rivedere tutti i gol e tutti i filmati della domenica, poi il martedì ed il mercoledì apriamo lo spazio a quello che è il dibattito, a quelli che sono i temi della domenica passata, e quest'oggi parleremo e del campionato di prima divisione, ci riferiamo naturalmente al girone B. Riflettori puntati sul Barletta, sesto risultato utile consecutivo per i biancorossi, poi parleremo anche del girone A di promozione e parleremo quindi del Corato che ha perso la vetta della classifica, ma è un Corato che comunque punta dritto al campionato di eccellenza. I nostri ospiti quest'oggi autorevolissimi, partiamo da Fabio Lucioni che è ancora arrabbiato per quel gol annullato in piena zona Cesarini, difensore del Barletta. Ciao Fabio, ciao, per ritrovarti. Buonasera. E a seguire Alessandro La Penna, direttore generale del Corato Calcio, è un Corato nuovo corso quello di quest'anno e ne parleremo ampiamente di questo. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro, benvenuto nei nostri studi, è la prima uscita assoluta qui ad Amica 9. Partiamo dal campionato di prima divisione, partiamo subito dal gol annullato, dal gol che ha fatto tanto discutere. L'autore del gol è stato Fabio Lucioni, il perché di tutte queste polemiche è dato dal fatto che ha temporeggiato un po' troppo il guardalinee nel segnalare questo gol nullo, poi annullato dal direttore di gara. È difficile dalle immagini dire se c'era o non c'era questo gol. Credo che tu sia d'accordo con me, Fabio. Ma sì, sicuramente. Io rivederlo così sicuramente non ti toglie nessun dubbio, però mi ricordo bene di essere partito in linea, quantomeno centimetro più, centimetro meno, ero là, quindi secondo me il gol era valido. Ecco, un gol che avrebbe decisamente cambiato faccia a questo Barletta, sarebbe arrivata la seconda vittoria consecutiva. Tuttavia sono sei risultati utili consecutivi considerati pareggi, e un campionato dove tutto può succedere, lo stiamo dicendo a chiare lettere, un campionato che a fronte di un successo insomma ti porta lì quasi dall'altra parte della classifica, e questo sarebbe potuto accadere al Barletta qualora avesse ottenuto i tre punti. Sì, ma sicuramente se avessimo preso i tre punti domenica stavamo insieme al Viareggio, gli stessi punti del Viareggio, quindi ne avremmo preso un'altra di squadra e non penultimi, e sicuramente si prospettava una settimana un po' più, non dico tranquilla perché comunque non è agitata, però sicuramente stavamo tutti più sorridenti e felici. Però devo dire che ci dà molto morale non essere più ultimi da soli, anzi siamo, come vediamo, penultimi, quindi la fiducia c'è da parte di tutti, l'ambiente è carico per affrontare una trasferta delicata come quella di Genoa. Ecco, il Barletta si sarebbe trovato a pari punti con l'Andria, 14 punti in caso di successo contro un Viareggio che non ha destato una grandissima impressione al Puttilli. Si poteva fare, si poteva, sì, fare. Sì, no, sicuramente era una squadra, è una compagine alla nostra portata, perché comunque è una squadra molto giovane, una squadra secondo me che si muove in maniera scolastica senza nessuna sbavatura, quindi secondo me si poteva fare molto di più, dovevamo fare molto di più, invece purtroppo abbiamo raccolto solo un punto. Non una bellissima gara, però ripeto, sono sei partite che non si perde, il morale è abbastanza buono, è abbastanza alto, quindi dobbiamo procedere su questa strada. Il mister, come l'ha presa, ha parlato di più fattori insomma che hanno determinato un momento quasi di rabbia a fine gara, uno sfogo in quelle che sono state nelle interviste insomma del post gara, tanti fattori, tanti piccoli elementi che poi hanno portato allo sfogo, l'elemento insomma che ha fatto scattare su tutte le furie Gianni Manico è stato quello del gol annullato. Ma guarda, il mister è una persona molto tranquilla e è difficile che perde il senso della cognizione e le staffe, però se così ha fatto evidentemente era arrivato ad un punto che non ne poteva più, quindi
poi questo episodio che comunque ci avrebbe fatto raccogliere i tre punti era, è stato decisivo, quindi diciamo che è stato uno sfogo da parte del mister per far capire che comunque ci siamo anche noi e non solo gli altri. Beh, si vive anche di sfoghi nel mondo del calcio, puntano il dito contro gli arbitri non soltanto nel campionato di prima divisione ma anche in quello di eccellenza. Sappiamo tutti, Alessandro, cosa è accaduto domenica a Corato che è pervenuto al pari in extremis con un calcio di rigore che, possiamo dirlo molto francamente, non c'era. Calcio di rigore sicuramente. Lo rivediamo con l'ausilio delle immagini, è giusto dire con molta umiltà. Certo, ci mancherebbe. Effettivamente è stato un calcio di rigore molto, molto dubbio. Riguardando le immagini, vedo che è stato Giuliani a prendere il calciatore avversario piuttosto che il calciatore avversario a atterrare Giuliani. Quindi effettivamente il rigore era inesistente. Però al tempo stesso voglio comunque far presente che si è trattato di un arbitraggio che ha lasciato molto a desiderare, soprattutto nell'occasione del secondo gol, del loro pareggio, il secondo gol dell'Altamura, viziato da una punizione non fischiata a centrocampo. Eravamo in pieno slancio, stavamo salendo, stavamo uscendo, Zaccaro è partito sulla sinistra in sovrapposizione a Giuliani è stato atterrato, l'arbitro non ha fischiato la punizione, chiaramente la squadra era in salita, ci hanno preso in contropiede, hanno messo questa palletta al centro e purtroppo ci hanno castigato. Non è stato insomma un arbitraggio dei migliori quello del signor Roca di Foggia, che non è nuovo a questi episodi, va anche detto e rimarcato questo. Ci dispiace puntare il dito contro la classe arbitrale, però quando accadono questi episodi insomma non possiamo far altro che commentarli e denunciare quanto accade e quanto va a penalizzare poi società di calcio che investono tanto. E il Corato è una società di calcio che si è riorganizzata, ha ereditato una bella patata bollente. E adesso insomma le cose stanno andando abbastanza bene, giusto? Adesso sì, che situazione avete trovato, l'avvento di De Gennaro insomma al vertice della società e poi una serie di dirigenti che stanno lì ogni giorno a seguire questo Corato che, abbiamo detto, ha l'ambizione di vincere questo campionato. Certo, sicuramente questa società rappresentata, come dicevi tu poc'anzi, dal gruppo De Gennaro, in particolare dal gruppo Nicote, è una società che si affaccia diciamo per la prima volta nel mondo del calcio, è una società che ha tanta voglia di imparare da questo mondo e di fare calcio in maniera un attimino diversa, di fare calcio in maniera aziendale, come se si gestisse un'azienda, come se si gestisse una qualunque attività commerciale. È chiaro che i presupposti non erano diciamo ad agosto quelli migliori, visto e considerato che loro il Corato era retrocesso dall'eccellenza, sceso cioè in promozione, quindi anche nell'ambito diciamo della cittadinanza di Corato c'era un attimino di dispiacere per quello che era accaduto l'anno precedente. Quindi voglio dire, siamo stati bravi in un certo senso ad allestire una squadra competitiva, una squadra che sin dall'inizio del campionato ha retto la testa della classifica. Purtroppo da domenica scorsa siamo scesi alla seconda posizione, un punto dalla prima, però voglio dire, su 10 partite abbiamo fatto 6 vittorie, 4 pareggi. Imbattuto tra l'altro. Sì, assolutamente sì, siamo l'unica squadra del campionato di promozione a non aver mai subito una sconfitta, né in casa né fuori casa. Quindi era proprio questo il problema, non era tanto la sconfitta, ma il fatto di perdere l'imbattibilità domenica scorsa. Io però è vero. Vabbè, io tante volte penso che questi siano dei segnali importanti, sono segnali che alla fine possono veramente portare fortuna e quindi auspicare che il nostro campionato sia quello importante, quello vincente. E che un Corato che soffre tra l'altro l'assenza di bomber di domenica, sì, no, purtroppo è da agosto che siamo alle prese con gli infortuni relativi al reparto offensivo. Vedi Fabio Di Domenico che purtroppo ha giocato solamente 2 partite dall'inizio del campionato, mi riferisco sia alla Coppa che al campionato stesso. Lo stesso Cesario ha fatto 6 apparizioni, siamo corsi ai ripari acquistando Ferragine in extremis, era uno dei pochi giocatori sul mercato svincolati e anche
lui domenica al primo minuto si è stirato, quindi la situazione attacco ci sta un attimino penalizzando, anche perché la nostra squadra è una squadra impostata sul gioco, abbiamo ragazzi che hanno militato in categorie superiori, la maggior parte di loro anche nei professionisti, quindi fanno del calcio, fanno un calcio serio, un calcio giocato. Però spesso e volentieri quando non hai il finalizzatore alla fine tutto quello che crei rimane campato per aria, quindi non riesci a finalizzare l'amore di gioco che la squadra riesce a creare e a porre in essere. E questo è uno spunto importante per ciò che riguarda il Barletta, un Barletta che costruisce tanto, un Barletta che gioca abbastanza bene, forse domenica è venuto meno il gioco, è stata un po' la gara più brutta di questo Barletta in questa stagione, è un Barletta che non ha ancora un cannoniere là in avanti, se ne ha più Lucioni, se ne ha più Bellomo, e invece lì in avanti non c'è qualcuno che fa quei gol utili, insomma, ad ingranare un pochettino e a macinare un po' di punti in più. Guarda, il lavoro svolto in settimana è proprio finalizzato a quello, al gioco, al bel gioco soprattutto, e a cercare di fare più punti possibili in vista della salvezza. Per quanto riguarda, diciamo, il cannoniere, mi riferisco a Massimo Margiotta, che comunque sta svolgendo un compito non semplice, perché si vive male in questo momento Margiotta. Ma sì, sicuramente è stato sempre la miglior cura per gli attaccanti, che ha fatto sempre gol, quindi in questo momento che li stanno venendo meno questi, non è serenissimo, diciamo, però è un uomo che ci sta dando tanto, sia nello spogliatoio con noi ragazzi, ma sia anche in campo, che si, diciamo, si danna l'anima per lottare e fare la guerra tutte le domeniche contro gli avversari, quindi non bisogna puntare il dito contro un giocatore oppure contro un singolo, diciamo che è anche un po' il collettivo se non vengono le cose, però ripeto, i 6 risultati utili, sono 3 gare che comunque, lo devo dire, non subiamo gol. Sono tutti fattori che fanno ben sperare per un futuro più bello e più roseo. Ecco, il fatto di aver abbandonato l'ultima piazza della classifica sotto il profilo del morale, insomma, è un fatto importante. Sì, no, ripeto, non essere più ultimi e non guardare tutti dal basso verso l'alto ci dà coraggio e ci conforta un po', perché comunque essere stati ultimi ad inseguire e adesso essere già penultimi è un passo avanti, e comunque noi siamo consapevoli di essere una buona squadra che ce la possiamo giocare con tutti. Il gruppo c'è? Sì. È un gruppo solido, un gruppo pulito, quindi è un gruppo che ci si può, che il mister sta lavorando, ci sta lavorando pure bene. Fabio Lucioni, lo dicevamo in apertura, lo vedevamo in apertura, è un difensore centrale con il pizzetto del gol, 6 a quota 3. Uno annullato, quindi 2. Sì, no, diciamo che nei calci piazzati mi piace salire, quindi se poi viene il gol, ben venga. Quando c'è il calcio da fermo, insomma, c'è sempre da stare attenti a Lucioni. Torniamo a parlare del Corato, scavalcato in classifica dal Canosa, un Canosa senza società, si è dimesso il presidente abruzzese, però le squadre quando si dimettono i presidenti cominciano, insomma, ad andare più forti di prima, vedi la Fortistrani nel campionato di Serie D e seconda solitaria, e ora il Canosa in questo campionato di promozione che è prima a 23 a più 1 dal Corato e dal San Severo. Sì, effettivamente questo Canosa merita un grande applauso, soprattutto in particolare chiaramente allenatore e calciatori, perché andare avanti senza l'ausilio di una società non è semplice perché iniziano gli scontenti, iniziano le varie problematiche legate anche al rimborso che comunque questi ragazzi percepiscono. Di conseguenza c'è veramente da ammirare questa gente, lo stesso
lo stesso discorso va rivolto anche ai ragazzi del Trani, sono ragazzi che effettivamente meritano un grosso applauso. Molti approderanno a Fasano, seguiranno insomma le orme del dottor Flora, e questo insomma creerà un pochettino di problemi a Trani, perché sappiamo bene che non è facile fare mercato in quel periodo. Certo, assolutamente. Poi chiaramente, anche se dovesse essere un gruppo intenzionato a subentrare a Flora, è chiaro che per mantenere quel tipo di organico è necessario che sia un gruppo importante, un gruppo forte, un gruppo serio. Ci sono giocatori importanti, giocatori che hanno militato nei professionisti, quindi giocatori che fanno del calcio la loro vita, per cui nel momento in cui non dovesse subentrare una società all'altezza, chiaramente tanti ragazzi andranno via, e quindi il campionato del Trani, da essere un campionato di vetta, sicuramente sarà un campionato che cercherà di raggiungere il più presto possibile la salvezza. Trani si va verso la gestione societaria da parte del vicepresidente attuale, che è Alberto Altieri. Si sta bene a Barletta a fare le posizioni? Molto bene. E lo stipendio arriva puntuale? No, ma non solo per quello, devo dire anche per un fatto logistico, come città, come persone, si vive bene. Tornando a Alessandro Lapenna, da calciatore mi sa che ti sei scontrato anche col Barletta. Sì. Però stiamo parlando di 10 anni fa, no, anche di più, forse 12 anni fa. Mi ricordo in Coppa Italia, mi ricordo che il centravanti all'epoca del Barletta era Caruezzo, sto parlando forse degli anni 90, sì, primi anni del 90, sì. Barletta, una società seria per quello che è riuscita a fare in questi anni, è riuscita a rientrare diciamo nel mondo. Una bella cavalcata. Certo, una bella cavalcata, quindi complimenti a coloro che si sono cimentati in questo progetto e che alla fine sono riusciti a realizzarlo. È chiaro che sarebbe veramente un grosso peccato non riuscire a conservare almeno per quest'anno la C1, perché voglio dire è un campionato importante e Barletta è una cittadina che merita questo ed altro. Magari capisco spesso e volentieri affrontare un campionato di questo spessore comporta un dispendio di energie, un dispendio economico non indifferente, per cui magari veramente se si potessero essere altri imprenditori locali in grado di avvicinarsi a questa società per renderla sempre più forte, sarebbe una cosa bella per la cittadinanza e per il calcio pugliese. Perché il futuro è quello, insomma, fare società a più voce, a più anime. L'idea che ci siamo fatti sui campionati in corso, quello di prima divisione e quello di promozione, dopo partiamo da quello di prima, andiamoci a vedere la classifica. Che campionato di prima divisione si è delineato, Fabio? Di chi dobbiamo preoccuparci? Guarda, secondo me ci sono... Là in avanti, abbiamo detto, sì, una classifica molto corta. Sì, sì, soprattutto dietro e mezzo una classifica corta, ma comunque sono quelle 3 o 4 squadre che si giocheranno il campionato fino alla fine, Nocerina, Benevento, Atletico Roma e Taranto, secondo me. Quindi saranno loro a giocarsi un po' tutte le sorti del campionato. E poi diciamo che per il resto c'è un equilibrio per quanto riguarda tutte le forze del campionato. Subito al campionato di promozione, svoltiamo grafica perché c'è da parlare anche di questo campionato, diciamo del Canosa in testa, però ci sono un bel po' di squadre che di sgambetti ne fanno. Certo. Abbiamo visto il San Severo che là in alto, la sorpresa, la matricola, Nuova Andria, il Mola, il Trecattaro, sono tutte squadre che comunque sono difficili da battere, soprattutto quando giocano in casa. Certo, è un campionato molto equilibrato, la classifica lo dimostra, la classifica è molto corta, nell'arco di 5 punti ci sono 6-7 squadre, quindi fa capire che sono tante le società che si sono organizzate per la vittoria di questo campionato. È chiaro che alla fine spesso e volentieri a questi livelli accade che tante società si sfasciano nel corso del campionato. Ora non sarà sicuramente il caso dell'Atletico Corato, che come... E questo è un elemento in più. Questo sicuramente, perché fa stare bene i ragazzi, fa stare bene l'ambiente, fa stare bene tutti coloro che lavorano per questo progetto, un progetto ambizioso, un progetto addirittura che punta a portare questa squadra tra i professionisti nel più breve tempo possibile. Li avete trovati un po' demotivati i tifosi a Corato?
Sì, domenica loro ci hanno aspettato lì fuori allo stadio, hanno un attimino protestato, ma in maniera, voglio dire, pacifica, perché comunque riconosco anche alla tifoseria di Corato, veramente sono una tifoseria molto onesta, molto, molto serena, che ama il calcio, ama i colori della propria città. E quindi è chiaro che quando non si riesce a vincere, noi purtroppo veniamo da 3 pareggi, eravamo abituati forse troppo bene, perché dopo 6 vittorie consecutive questi 3 pareggi un attimino li hanno fatti preoccupare, però io ritorno a dire che i nostri problemi sono legati soprattutto a questo discorso dell'attacco, non abbiamo attaccanti e aspettiamo che sia per il mercato di dicembre per fare qualche acquisto importante che ci dia veramente la possibilità di fare il salto di qualità. Ha soltanto rallentato la marcia il Corato, però non c'è da allarmarsi. Torniamo al Barletta, diciamo, di un Barletta che è unito al proprio interno, un bel gruppo. Il rapporto con i tifosi invece è rimasto sempre lo stesso? Sì, no, noi con i tifosi non abbiamo nulla da né da rimproverare né da ridire. Anzi, loro ci stanno anche seguendo in trasferta, sono venuti a Foligno, comunque ad Andria, e questo ci fa immensamente piacere. Ecco, l'Andria, una squadra a noi vicina, a pochi chilometri di distanza, loro sono in silenzio stampa, quindi si vedono poco in televisione, ecco perché se ne parla meno rispetto a quanto se ne parlava pochissimo tempo fa. È un Andria che ha attraversato un po' di difficoltà, le dimissioni dei 2 presidenti, mercoledì, magari domani hanno un'assemblea dei soci per definire un pochettino il nuovo organigramma. Non è facile giocare a calcio sapendo che ci sono queste problematiche qui. No, sicuramente non è facile, però noi giocatori, parlo della categoria nostra, diciamo, ci dobbiamo un po' isolare da tutte queste problematiche che stanno nelle società, nelle persone, tra chi deve decidere, chi deve mettere soldi. Noi dobbiamo fare, secondo me, il nostro compito, scendere in campo, dare tutto, e poi è normale, se si prendono i soldi, forse hai un qualcosina in più, uno stimolo forse in più, però non credo sia quello dovuto agli insuccessi, perché comunque vedendo la squadra dell'Andria, la rosa ha dei buoni giocatori, ha degli ottimi giocatori per questa categoria, quindi secondo me possono svolgere il loro compito fino in fondo. È un Barletta che sicuramente ha patito le tante assenze domenica scorsa. Come si arriva ad una gara importante come quella di Gela? Trasferta innanzitutto lunghissima. Sì. Guarda, per questo ci stanno facilitando il compito proprio la società, che se non ho capito male dovremmo andare in aereo, quindi per questo siamo un po' avvantaggiati, per lo stress soprattutto. Assenze che ci è venuto a mancare Infantino in avanti, lo stesso Simoncelli squalificato, Rajčić in mezzo, comunque giocatori che stanno tirando la carretta, come si suol dire, giocatori importanti che ci hanno aiutato e ci aiuteranno sicuramente anche in futuro, però noi ci stiamo preparando nel miglior modo possibile a partire da oggi, il primo allenamento della settimana. Secondo me andremo là molto motivati e convinti di portare a casa i punti. Il prossimo turno del Corato in casa del Santeramo. Sì, andremo domenica, andiamo a Santeramo, dovrebbe essere sulla carta una partita abbordabile, però come in tutte le partite sono diverse, quindi c'è da stare attenti e affrontare la partita col massimo rispetto dell'avversario. Ecco, domenica non ci sarei da calciatore. Hai nostalgia del campo, Alessandro? Sì, sicuramente sì, mi ero allontanato un attimino da questo mondo, erano 3 anni che non seguivo più i campionati, diciamo, locali, perché è chiaro che quando molli il primo periodo è quello più duro, però pian piano ti inizi ad abituare. Però posso dire veramente col cuore che riavvicinarmi al calcio
è stato veramente bello e ti dà sempre emozione, anche da dirigente, non più da calciatore. Lucioni, Barletta è una piazza importante, un'opportunità ghiotta anche per te come calciatore, l'obiettivo è la Serie D, è la Serie B, obiettivo dichiarato. Sì, dai, no, non ci neghiamo. Speriamo soprattutto di fare bene quest'anno qua a Barletta, poi per il futuro c'è tempo per valutare tutto e per vedere cosa succede, però l'importante, ripeto, è quest'anno far bene come squadra prima e poi come singolo. Scusami per la Serie D, vogliamo il tuo bene, non vogliamo che tu insomma, torni indietro di categoria. Io ringrazio davvero di cuore i nostri due ospiti, Fabio Lucioni, difensore del Barletta, grazie per essere stato con noi, e poi Alessandro Lapenna, direttore generale del Corato. È stata davvero una piacevole chiacchierata, in bocca al lupo al Barletta, in bocca al lupo al Corato. Domenica prossima noi ci fermiamo qui con Amica 9 Sport, torniamo domani per parlare ancora di calcio, probabilmente, o meglio quasi certamente, sarà in nostra compagnia il vicepresidente della Fortistrani, Alberto Altieri, quindi parleremo di Trani, ma non solo, perché siamo in attesa di conferme per quanto concerne gli altri ospiti. Grazie a voi e buon proseguimento con i nostri programmi.